Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Lorena, lavoro come front-end developer in Bitbull e oggi vedremo insieme, cercheremo di capire se utilizzare diverse tecniche di layout, perché dopo il primo talk non sono più tanto sicura comunque, e diverse tecniche per realizzare un layout multicolonna e cercheremo di capire qual è il più manutenibile, quello che performa meglio nei browser e anche quelli che sono maggiormente supportati. La presentazione si dividerà in tre step, possiamo chiamarli tre obiettivi. Il primo, le tecniche, vi illustrerò quali, cioè vedremo insieme 6 tecniche per poter realizzare un layout che vedremo dopo. Poi cercheremo di capire come misurare le performance di queste tecniche e cercheremo anche di identificare quali hanno maggiore compatibilità. Quello che vedete dovreste cercare di memorizzarlo perché verrà utilizzato per tutto il talk e non verrà più mostrato. Questo è un layout multicolonna, griglia, chiamiamolo così. È diviso in questo caso in 3 colonne e molteplici righe, che è un po' quello che capita abbastanza anche spesso nel front-end. In questo caso non si vedono, ma ci sono tipo 1000 elementi in questo layout ed è utile saperlo soprattutto quando si faranno poi cercheranno di misurare le performance nel browser. Invece quello a destra si tratta di mettere alla prova queste tecniche cercando di realizzare un layout a sole 3 colonne ma di altezza uguale fra di loro sia above default che below. Quindi anche nel caso in cui una delle colonne abbia un contenuto che sfori la linea di piega. Quindi, visto questo layout, con quante tecniche si può realizzare? Io ve ne illustrerò, vedremo 6 tecniche più comuni utilizzate. Questa non è una tecnica, le tabelle non sono fatte per realizzare un layout, lo sappiamo tutti, sono semanticamente scorrette per farlo, però siccome sono state ai tempi praticamente l'unico strumento che avevamo, ho voluto includerlo lo stesso in questa sfida. Non mi soffermo più di tanto sul codice, osserviamo la sua verbosità e lo conosciamo già tutti. Quindi questo serve per realizzare quel layout con a griglia, con molteplici celle. Se invece volessimo realizzare layout a 3 colonne alte uguali, cosa dovremmo aggiungere? In realtà molto poco, nel senso che le tre colonne si distribuiscono già in altezza uguale fra di loro. L'unica accortezza è di aggiungere questa min height che garantisce che siano alte come la viewport anche nel caso in cui ci sia poco contenuto above the fold, diciamo. Secondo tipo di layout, i div display table. In questo caso il markup è semanticamente più corretto rispetto a quello precedente. Si tratta di mascherare questo markup come una tabella, per cui il codice è prolisso come quello precedente, abbiamo un div per il contenitore, un div per le righe e un div per ogni cella. Il foglio di stile va a cambiare i display da blocco dei vari div in table, table row e table cell a seconda degli elementi per appunto simulare la griglia, la tabella. Anche qui, se volessimo riprodurre un layout a 3 colonne alte uguali, essendo che si comporta esattamente come una tabella, non dobbiamo aggiungere quasi niente anche qua, dobbiamo semplicemente solo mettere il fallback dell'altezza minima della viewport, ma anche qui le celle sono già allineate alla stessa altezza di default. I div flottanti sono la tecnica che conosciamo tutti benissimo, quella che è stata utilizzata maggiormente fino ad oggi. E in questo caso il markup è più snello, abbiamo soltanto un div per il contenitore e un div per le varie celle o colonne. Il foglio di stile per realizzare questo layout si compone semplicemente di un float left per allineare i div sulla riga e una larghezza in percentuale per farli largo uguali.
C'è anche un clear prima all'interno del contenitore, mettendo uno pseudo elemento prima e dopo del contenitore per azzerare i float left dei figli, in modo che non intacchi gli elementi successivi. E l'ho inserito perché se si usa i float è una tecnica abbastanza comune quello di pulire comunque i float. Anche qui, se sottoponiamo questo layout a un test di tre colonne alte uguali, se vogliamo veramente ottenere un 3D alti uguali, oltre all'altezza minima di fallback quando c'è poco contenuto, in realtà tramite CSS non è possibile allineare div alla stessa altezza in automatico. Quindi, in questo caso, bisogna ricorrere a un piccolo script JavaScript come questo, in cui praticamente si fa riferimento al genitore con l'ID full page, e all'interno di questo si ciclano i figli e si setta l'altezza del genitore, che a questo punto avrà l'altezza della colonna più lunga, più alta. Ecco qui un'altra tecnica, il flexbox. Siccome prima non è stato chiesto, lo chiedo io. Qualcuno di voi lo sta già usando il flexbox? Ah, molto bravi. Anche in produzione? Sì, perfetto, bravissimi. E anche qui il markup rimane snello come quello precedente e il foglio di stile è molto più sintetico. Dobbiamo semplicemente dichiarare un display flex sull'elemento contenitore. È un flex wrap che serve a disporre i div in riga. No, volevo dire, scherzavo. serve a far sì che le colonne vadano a capo. E il flexbox dispone già le colonne in riga e quindi non è necessario specificare un'altra regola per questo. Poi vabbè, sotto c'è semplicemente l'assegnazione della larghezza alle colonne. Se anche per questo tipo di layout volessimo ottenere tre colonne alte uguali, oltre ad aggiungere la solita fallback di altezza minima per il contenuto, per quando c'è poco contenuto above default, non dobbiamo fare nient'altro perché di default ha già una proprietà che allinea le celle e le griglie alla stessa altezza. Il grid è stato spiegato già benissimo stamattina, anche qui il markup rimane identico come quelli precedenti. Abbiamo bisogno, per ottenere il layout che abbiamo visto, di sole due regole: un display grid e un grid template columns che setta tre colonne di larghezza uguale. E se vogliamo ottenere anche qua un layout a tre colonne con la stessa altezza, oltre alla solita fallback min height 100% della viewport, non dobbiamo aggiungere nient'altro perché anche il grid allinea le griglie, le colonne alla stessa altezza. In ultimo vediamo anche le CSS tree columns, che in realtà non permettono di ottenere lo stesso risultato grafico che abbiamo visto nella prima slide del layout, perché le colonne si dispongono prima verticalmente e poi orizzontalmente, anziché viceversa come hanno fatto fino adesso gli altri. Però l'ho voluto inserire lo stesso nelle sfide perché è comunque un interessante strumento che abbiamo a disposizione. Il markup anche in questo caso rimane identico a quelli precedenti, mentre il CSS è un po' più verboso. Dobbiamo specificare una column count 3 e con un prefisso per Mozilla, perché sennò non funziona, che creerà tre colonne larghe uguali, e una column gap a 0, semplicemente perché di default è di circa 14 pixel, quindi per ottenere le colonne affiancate come abbiamo visto nell'esempio ho dovuto azzerarlo. Il codice che c'è sotto serve semplicemente a dire al browser di non spezzare i div che sono in fondo alla colonna, perché il flexbox cerca di creare tre colonne alte uguali, per cui c'è anche il rischio che spezzi il contenuto di un div a fondo colonna nell'inizio della colonna successiva. Invece in questo modo io gli dico di non spezzarmi i div, di mantenermelo o su una colonna o su un'altra. Anche per questo layout ho cercato di allineare le tre colonne alla stessa altezza, però come i float, le CSS tree column non si allineano automaticamente alla stessa altezza, quindi a parte il solito fallback di altezza minima per quando c'è poco contenuto, anche qui dobbiamo ricorrere a un piccolo JavaScript che è lo stesso di prima. Quindi,
Riassumendo questa prima sfida, possiamo identificare due vincitori che a parità di codice più leggero e meno codice da scrivere per ottenere il risultato e soprattutto senza utilizzare JavaScript, che sono appunto il Flexbox e il Grid. Bene, prossima sfida, il test. Prima di affrontare la sfida delle performance è importante capire come andiamo a misurare questi test. Ogni volta che cambiamo una regola CSS di un elemento, inneschiamo nel browser da parte del browser un lavoro che può impattare su diversi aspetti di rendering e quindi può portare a diverse a prestazioni differenti. Per misurare queste performance ci sono diversi tool, di fatto ogni browser ne fornisce uno. Nel mio caso ho utilizzato Chrome e ho effettuato i test su tutti e tre i sistemi operativi. E prima di vedere i risultati spiego come il browser renderizza la pagina. C'è una prima fase di loading in cui in pratica il browser riceve il testo dell'HTML e lo converte in struttura d'albero che noi conosciamo come DOM, e in più al DOM ci attacca i fogli di stile che gli arrivano. Poi inizia la fase di rendering che si divide in layout, in cui il browser assegna virtualmente uno spazio ad ogni elemento che deve essere renderizzato, in pratica assegna ad ogni nodo le proprie coordinate. Poi c'è la fase di painting, che è la fase più onerosa di tutto il processo, in cui vengono che praticamente è il procedimento di riempimento dei pixel e di solito si svolge su più livelli. E poi c'è il compositing, che è la fase finale in cui mette insieme tutti i pezzi, in pratica, e le parti dipinte dal painting vengono messe assieme e viene renderizzato a video. Questo è un interessante strumento che c'è online, che contiene quasi tutte le regole CSS e per ognuna di queste va a indicare su quale di questi procedimenti di layout impatta nel browser. Questa è una schermata, ad esempio, di questo sito. Ad esempio vediamo che il display come regola va a impattare tutte e tre le procedimenti di rendering, mentre ad esempio background color e z-index impattano solo il painting e il compositing, mentre ad esempio c'è il cursor, che è quella regola che cambia il puntatore del mouse, che viene delegato direttamente alla CPU, quindi il browser non esegue operazioni. Come sono stati collezionati i dati? Allora, attraverso questo strumento di Google ho raccolto per ogni layout 4 volte i millisecondi di caricamento soltanto per il loading, il rendering e il painting, che sono poi quelli che effettivamente impattano sul caricamento della pagina, quindi escludendo script, eccetera. E li ho raccolti per diverse capacità di CPU, il browser permette di fare questo, c'è si chiama una no CPU throttling, che in pratica acquisisce i dati con la CPU naturale del computer e poi ci permette di simulare dei dispositivi meno potenti con high-end device e low-end device. Tutto questo è stato raccolto per i 6 layout che abbiamo visto, per i 3 sistemi operativi, quindi un sacco di dati. E sulla base di questi sono state fatte delle medie che mi hanno permesso di arrivare a una classifica, diciamo, dei più performanti. Quindi, partendo dall'ultimo, vediamo ora chi la spunta. Le colonne sono quelle che ci mettono più tempo a renderizzare, una media di un secondo e mezzo. Vediamo ad esempio in questa grafica torta che il painting, la parte verde, è molto onerosa, perché nelle altre slide ci sono alcuni layout che invece ci impiegano molto molto meno. E infatti, per esempio, il display table, che è il quinto, ha una fase di painting molto, molto minore rispetto al precedente e ci impiega in media un millisecondo. Questi sono test che sono stati fatti sul layout con 1000 elementi, quindi. Poi in quarta posizione abbiamo il grid, che ci impiega 927 millisecondi.
In terza posizione abbiamo i div flottanti, anche questi come painting sono un po' più onerosi. In seconda posizione abbiamo le tabelle e in prima abbiamo i CSS Reflexbox. Quindi, riassumendo, le tabelle si rivelano tra le migliori, diciamo, in termini di performance, ma è comunque confortante vedere che un ultimo modulo CSS3 comunque risulta tra i meglio performanti, tra i migliori, diciamo, di performance. Ultima sfida è la compatibilità. Vabbè, le tabelle esistono dall'HTML 3.2, quindi sono assolutamente supportate da tutti. Quando sono uscite, insomma, quando è uscito HTML 3.2, i fogli di stile non esistevano ancora, quindi si stilavano le tabelle inline con dei fantastici attributi come bgcolor. I div sono usciti con HTML 4.0, in cui è stato introdotto anche finalmente il CSS, abbiamo potuto iniziare a suddividere struttura da presentazione. Poi ci si potrebbe chiedere, anche se non è assolutamente consigliato, perché potevamo usare una markup più semantico come div, non abbiamo utilizzato un display table che ci risolveva in parte alcuni problemi di creazione di layout. La risposta è qua, ovvero che Internet Explorer 6 e 7 non lo sopportavano e in quegli anni era il browser principale, quindi non si poteva sorvolare sul problema della compatibilità. Le colonne sono abbastanza supportate, non senza prefissi e non senza regole, attributi simili ma non uguali fra di loro. Il Flexbox anche è abbastanza supportato, tranne appunto in IE con prefissi vari. Da Internet Explorer 9 non è supportato, bisogna tenere comunque conto che questo browser sta, cioè i browser questo e quelli precedenti stanno comunque perdendo quota, quindi sta un po' anche a noi decidere se continuare a supportarlo o no. Il grid, come abbiamo visto già stamattina, sta uscendo adesso, quindi a livello di compatibilità non è ancora supportato da tutti. E basta. E quindi, riassumendo, possiamo assegnare una faccina sorridente a quasi tutti, tranne il grid, ovviamente, perché purtroppo non è ancora supportato. Sulla base di questi dati, quindi, riusciamo ad intercettare chi fra queste qui può vincere queste sfide. Se escludiamo le tabelle, che hanno ottenuto due faccine, ma che comunque non sono semanticamente corrette per creare un layout, otteniamo, vabbè, un vincitore che è Flexbox, che ha vinto comunque su tutte le sfide che abbiamo fatto finora, ma c'è una nota di merito, diciamo, anche per il grid, perché nel momento in cui sarà supportato da tutti acquisirà una nuova faccina e quindi anche il grid sarà una valida alternativa per risolvere i nostri problemi di layout. Ovviamente queste sono considerazioni di massima, perché non ci si può basare sui test di questo tipo di performance, perché non è il millisecondo in più o in meno che fa la differenza, ma bisogna comunque tenere conto delle best practice comunque scrivere del codice in modo consapevole. Ovviamente non si può fare un layout con le tabelle, quindi sicuramente non sarà uno strumento che sceglieremo, perché oltre a essere non semanticamente corretto ha anche altri svantaggi a livello di struttura. E a tal proposito faccio ancora un'ultima considerazione sulle CSS columns, che non so se qualcuno di voi le conosce, le ha già usate? Sì. E non le userei assolutamente per fare un layout, le colonne, ma solo per stilare del testo simile editoriale oppure degli elenchi che richiedono di essere stilati su tre colonne larghe uguali. E basta, in realtà. E buon, questo è quanto.